Posso passare delle ore a guardare uno smeraldo, perché dentro lo smeraldo c'è un giardino pieno di armonia, eleganza e speranza. La prima volta che ho preso una pietra in mano ho avvertito un'emozione fortissima. Quando ho in mano una pietra la devo sentire. Le pietre preziose sono un regalo della natura. Mi piace l'idea di enfatizzare la bellezza che la natura ci regala. È un dono meraviglioso. È stato un momento molto speciale entrare in quella stanza. Sapevo di dover conoscere la sceicca, ci siamo guardate negli occhi e non penso che avremmo potuto collaborare insieme se non ci fosse stato un click, un feeling immediato. Voleva creare qualcosa che rimanesse per sempre e che fosse in onore un tributo a suo nonno. Quando sono entrata nella moschea ho cominciato a guardarmi intorno. C'era questo fiore, questo elemento ricorrente con intagli di marmo, quindi marmo verde, grigio, bianco, rosa. Mi ricordavano i colori che usiamo noi. Per me Roma è una città importantissima, che per me camminare nelle strade di Roma è come camminare in un museo. E respiro l'aria della storia, delle mie radici. Sono cresciuta a Roma e Bulgari è cresciuto a Roma, quindi per me è una città assolutamente importante. Bellissima, la più bella città del mondo, anche sotto la pioggia.